Buongiorno colleghi, sono le 12:15 e siamo al secondo appello. Come sempre, grazie per la disponibilità alla segretaria delle Vicari, alla quale chiedo di procedere all'appello. Grazie. Allora, buongiorno, sono Adele Vicari, la segretaria supplente. Oggi è il 2 luglio 2021, procedo all'appello. Presidente Martaliano, Presente. Giaconia. Buongiorno, presente. Buongiorno. Consigliera Coleo. Buongiorno, presente. Buongiorno. Di Pisa. Assente. Ferrandelli. Assente. Sicarra. Assente. Forello. Assente. Lo Monaco. Presente. Buongiorno. Meli. Assente. Susino. Susino, presente, buongiorno. Buongiorno. Russo. Non c'è. Tantillo. Non c'è. Gelarda. Gerarda, presente. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Colleghi, io credo che in questo momento sia prioritario, considerato che già siamo all'inizio del mese. E torna utili non solo per la pubblicazione dei verbali, ma anche per la certificazione, procedere alla lettura e all'approvazione dei verbali delle sedute passate. Quindi chiedo alla segretaria di poter dare lettura dei verbali. Grazie. Allora, leggerò il verbale 48 del 21 giugno 2021. Ordine del giorno, protocollo 84 del 1 giugno 2021 e disposizione del Presidente del Consiglio Comunale numero 7 del 24/3/2020. Orario di convocazione 11 primo appello, 12 secondo appello. E allora, l'anno 2021, il giorno 21 del mese di giugno, la Commissione Speciale Garanzie e Trasparenza è stata convocata dal Presidente Cesare Martaliano per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ODG, protocollo 84 dell'1 giugno 2021. La seduta della Commissione avviene in modalità a distanza attraverso la piattaforma di Google Meet. Tale modalità viene prevista a seguito di disposizione numero 7 del 24/3/2020 del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta si svolgerà in via convenzionale presso i locali del Palazzo delle Aquile, Piazza Pretori numero 1. Si procede alla videoregistrazione. Allora, alle ore 11:04, la segretaria supplente, signora Dele Vicari, predispone l'appello al quale risulta presente soltanto la consigliera Lo Monaco e il segretario della quinta commissione, Dario Davì, che per mero errore involontario organizzativo, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 12:11, il presidente Cesare Martaliano, assistito dalla segretaria supplente signora Dele Vicari, predispone l'appello al quale risultano presenti i consiglieri Lo Monaco, Giaconia, Arcoleo, Susinno, Gelarda. Il consigliere Ficarra entra alle ore 12:17. Il consigliere Tantillo entra alle 12:24. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il presidente dà atto che è presente il segretario della quinta commissione consigliale e dispensa dal rimanere in commissione, lasciando piena a lui la libertà di scelta. Allora, la seduta è inviata a tutti i presenti. Allora, aspetti, scusate. Il presidente ricorda che la scorsa seduta ha inviato a tutti i signori consiglieri copia del testo comparato dello statuto. È dare la possibilità oggi di leggerla a schermo, ringraziando la consigliera Lo Monaco di averci dato la sua disponibilità. Il presidente Martaliano dà lettura, propone di dare lettura articolo per articolo del testo comparato dello statuto, si dà lettura fino all'articolo 24.
vengono discussi durante la seduta gli articoli 6, 5, l'articolo 6 che è il diritto di accesso, articolo 13 sulle consulte, articolo 5 sull'emblema che più avanti si riprenderà, si affronterà, e poi in particolare l'articolo 20, comma 1. Sul Collegio dei Garanti, chiede chiarimenti e risponde il consigliere in merito Tantillo, prende nota su questa parte del regolamento. Su questa parte del regolamento, la consigliera Lo Monaco si sofferma nell'articolo 6 sul diritto di accesso, manifestando la sua disapprovazione. C'è qualcuno che ha l'audio? Igor Gelarda, gentilmente può chiudere, grazie. Manifestando la C'è consigliera. l'audio leso, devi chiudere l'audio. Scusatemi, si apre e si chiude solo. Ci sono. È ancora aperto, ora è chiuso. Ora era Allora, chiuso. la consigliera Lo Monaco si sofferma nell'articolo 6, diritto di accesso, manifestando la sua disapprovazione di un'espressione non chiara, che crea degli equivoci. Interviene il consigliere Tantillo affermando che il regolamento è stato approvato da circa 30 persone, di cui persone autorevoli, per cercare di riguardare ed emendare laddove bisognerebbe farlo nelle parti più importanti, essenziali e giuridiche. La consigliera Lo Monaco vorrebbe lasciar traccia nel verbale di oggi, magari non sarà oggetto di emendamento accolto o importante, ma fa questa richiesta. La consigliera Lo Monaco vuole esprimersi in piena libertà e dare il proprio contributo in rappresentanza della collettività. Inoltre, la consigliera Lo Monaco si sofferma sull'articolo 13, sulle consulte. Riprende il consigliere Tantillo. Scusate, devo appuntare una cosa. Scusate un attimo. Allora, riprende il consigliere Tantillo dicendo che prima vi erano delle diversità tra lo statuto e il regolamento, ora non più, perché si è lavorato di pari passo, considerando che il consigliere Tantillo è uno degli estensori che ha lavorato su questo statuto. Il presidente Mattaliano chiede ai consiglieri se hanno Però in. più che diversità mi spiacerebbe il termine incongruenza. Mi scusi, devo aggiungere qualcosa? No, Sì, ha detto dico se puoi il termine. modificare. Diversità non mi piace, meglio incongruenza. Aspetti. Prima vi erano delle diversità, quindi Di incongruenze. difformità. Avevo Deformità. solo Beh, scritto quanto detto da lei, consigliere Tantillo. Va bene, lo ma posso. si rilegge proprio per questo, per un No, rilascio. no. Va bene, la ringrazio. Vi erano delle difformità tra lo statuto e il regolamento, non più, e ora non più. Si è lavorato di pari passo, considerando che il consigliere Tantillo è uno degli estensori che ha lavorato su questo statuto. Il presidente Mattaliano chiede ai consiglieri se hanno degli interventi da fare. Il presidente dichiara chiusa la seduta. Io dovrei aggiungere, però non sapevo in quale parte del verbale che mi hanno chiamato dalla segreteria dello staff. Che la segretaria supplente, dovrei dire questo, la segretaria supplente, signora Delle Vicoli, fa presente che nella seduta del 14-6 il consigliere Ficarra era presente e che per mero errore di battitura risultava assente. Per il medesimo motivo, nella seduta del 18-6 il consigliere Gelarda risultava presente, ma invece era assente. Avevo questa nota da aggiungere. Per il contenuto integrale della seduta ed in dettaglio per tutte le singole dichiarazioni dei signori consiglieri o di eventuali interventi, il presente verbale in assoluta conformità a quanto prescritto dal vigente regolamento di Consiglio Comunale rinvia alla videoregistrazione delle sedute odierne. Si E passa all'appello nominale. allora con le integrazioni fatte dal consigliere Tantil, con le integrazioni della segretaria sulla presenza dei consiglieri Ficarra e dell'assenza del consigliere Gelarda, pongo in votazione il verbale per appello nominale. E allora, Mattaliano, Favorevole. Giaconia, Favorevole. Arcoleo, Favorevole. Di Pisa, non c'è, Ferrandelli, non c'è, Ficarra, non c'è,
Forello, non c'è. Lo Monaco? Favorevole. Meli, non c'è. Susinno? Favorevole. Russo, non c'è. Tantillo? Favorevole. Gelarda? Favorevole. Okay. Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti. E per la segretaria prenda nota dell'ingresso del consigliere Tantillo alle 12:22. 22, sì, l'avevo fatto, infatti perfetto, ho fatto l'interruzione. Grazie. Sì, perché poi chiamano. Procedo non per si la preoccupi, lettura. Non si preoccupi, io dove le posso dare una mano la sì, seguo lo so. Pure, stia tranquilla. Grazie. E allora la seduta, leggo il verbale 49, seduta del 25-6-2001. Ordine del giorno 84 dell'1 giugno 2021, a disposizione del Presidente del Consiglio Comunale numero 7 del 24-3-2020. Un attimo di pazienza perché passa via la schermata. Leggo la parte. Ecco. Allora, l'anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno, la Commissione Speciale Garanzia e Trasparenza è stata convocata dal Presidente Cesare Mottaliano per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ODG, protocollo 84 dell'1 giugno 2021. La seduta della Commissione avviene in modalità a distanza attraverso la piattaforma di Google Meet. Tale modalità viene prevista a seguito di disposizione numero 7 del 24-3-2020 del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta si svolgerà in via convenzionale presso i locali del Palazzo delle Aquile, Piazza Pretore numero 1. Si procede alla videoregistrazione. Alle ore 11:02 il Presidente Mattaliano, assistito dalla segretaria supplente signora Dele Vicari, predispone l'appello al quale risultano presenti il vicepresidente Giaconia, la consigliera Lo Monaco, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 12:04 il Presidente Mattaliano, assistito dalla segretaria supplente, signora Dele Vicari, predispone l'appello al quale risultano presenti i consiglieri, vicepresidente Giaconia, Arcoleo, Ferrandelli, Ficarra, Lo Monaco, Susinno, Gelarda. Entra alle 13:04 il consigliere Tantillo. Il Presidente Mattaliano, prima di passare all'ODG e procedere alla lettura e discussione dello statuto, si passa alla lettura del verbale numero 45 del giorno 11, 2021 e viene approvato per appello nominale all'unanimità dei presenti. Il Presidente dà lettura allo Statuto dall'articolo 25 all'articolo 23 sul decentramento, l'articolo 53, cui si sofferma il Presidente e il Consigliere Giaconia. Inoltre si sofferma sugli articoli 36 e 37 che riguarda le nomine e sugli esperti. La consigliera Lo Monaco interviene, propone di tornare sull'articolo che riguarda le mozioni, l'ODG e di scriverla a verbale e ricordarlo pure. La composizione sulla composizione delle commissioni e delle convocazioni. Il consigliere Tantillo chiede una convocazione in consiglio comunale in presenza affinché lo statuto possa essere discusso preventivandolo e presentandolo per definirlo ai capigruppo. Si procederà, il presidente conferma fa delle comunicazioni, conferma l'audizione che si procederà lunedì 28 col vice sindaco, con il dottore Tediaca e il nuovo RUP uffici del COIME, dottore Giabrone, per chiedere sullo stato di avanzamento dei lavori del velodromo. È il nuovo RUP che si occuperà dei lavori del velodromo. Sì. Il presidente chiede se non ci sono degli interventi, chiede la parola il consigliere Ferrandelli. Chiedendo la calendarizzazione sull'aspetto idrico. Il Presidente propone di affrontare questo argomento venerdì prossimo. Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:11. Lo pongo in votazione per appello nominale. Allora, chiamo l'appello nominale. Mattaliano. Favorevole. Giaconia. Favorevole. Arcoleo. Favorevole. Di Pisa. Assente. Ferrandelli. Assente. Ficarra. Assente. Forello. Assente. Lo Monaco.
Favorevole. Meli. Assente. Susino. Susino favorevole. Russo. Assente. Tantillo. Consiglio. Favorevole. Gelarda. Non c'è forse. Consigliere Gelarda, non lo vedo. Era pure consigliere Gelarda. Consigliere Gelarda, oh, sarà caduta la connessione. A questo voto non è presente. Quindi il verbale è approvato. Ha notato che era uscito presente. Perché non ci ho fatto Okay. È caduta la connessione non ha, 2 minuti fa, alle 12:28. Quindi okay. A questo voto non è presente e viene approvato all'unanimità dei presenti. Volevo chiedere, innanzitutto, consigliere Tantillo, ho fatto un passaggio, anche se informale, con il vice sindaco per chiedere che venga accelerato il processo di approvazione dello statuto in giunta. A quanto pare lui si è reso disponibile, voleva capire, siccome questa delega credo che l'abbia l'assessora Marano, ne avrebbe parlato per capire quali erano i tempi per portarla in giunta. Poi, dopo di ciò, ci eravamo fermati all'articolo, credo 53, 53 sul decentramento. Perfetto, sul decentramento avevamo un problema di connessione, non riuscivamo a sentire bene. Se la consigliera Giaconia o la consigliera Lo Monaco sono nelle condizioni di poter mettere a video. Presidente, io no oggi, mi dispiace, non sono nelle condizioni, non sono molto adatto, mi dispiace. Va bene, grazie. E invece consigliere Monaco? Consigliere Monaco? Presidente, posso condividerlo? Non c'è, dico, in segreteria non si può fare, non c'è, c'è sempre problemi. Purtroppo, no, purtroppo già credo che a malapena abbia un pezzo di PC. No, va per non carità, volevo capire se abbiamo tutti quanti diciamo tutte queste difficoltà. Ho chiesto su firma del presidente della settima la webcam da 2 mesi e non ho motivo di... O noi prendiamo e blocchiamo i lavori per un paio di giorni, per un paio di settimane, perché non è più possibile. Allora, la segretaria Vicari è presente oggi, avendo rinunciato a giorni di ferie programmate, perché non c'erano segretari per poter sostituire. Ora, sarà normale che su 5.000, 6.000 dipendenti non si riesce a trovare un segretario stabile per una commissione? Io non lo capisco. O quelli che ci sono non gli si danno gli strumenti per poter andare avanti. Una webcam di 15 euro non si riesce a installarla, è una vergogna. Allora io ve lo dichiaro sin da subito, a partire da lunedì o abbiamo certezza dei segretari e degli strumenti per i segretari, io personalmente, poi lo vorrà fare il vicepresidente Giaconia o qualche altro, potete anche indire le sedute, ma io personalmente non faccio più nulla. Se poi consideriamo, se lei mi dice che non è nelle condizioni, nelle possibilità, io posso chiudere pure la seduta sin da adesso, così cominciamo subito la rimostranza. Presidente, adesso sì, va bene. Dico, peraltro, cioè siamo lei in sa che io lei sa lei sa che ogni possiamo volta... organizzarci, diciamo, giusto? Cioè anche lì andiamoci incontro. La volta scorsa il consigliere Giaconia è stato, dico, va benissimo, ora lo organizziamo. Lei sa che io ogni volta sono costretto a lasciare la commissione, la quinta commissione, anzitempo, pure per avviare la registrazione delle sedute. Dico, io credo che non sia normale nulla.
ed è passato esattamente un anno e siamo sempre a rincorrere qualcuno, per cui poi ci troviamo in difficoltà. Ora mi è stato chiesto il resoconto di tutte le sedute dal 2020 a oggi. Chi lo deve fare? A quale segretario mi devo rivolgere se ne sono avvicendate circa una quindicina? Sì, l'ho letto io pure nella mail in entrata, sì. E quali sono i componenti della segreteria, chiedono, perché non lo sanno? Non ce n'è. C'è scritto pure questo in nota. Glielo scriviamo, non ne abbiamo. Allora, sì, secondo soltanto. Grazie, consigliere. No, ma non è che, cioè, non è un favore, attenzione, dobbiamo trovare un modo. Io ho comprato un computer fisso apposta, anche se è scomodo perché mi costringe, diciamo, insomma, perché vista la situazione di pandemia e di smart working, ho cercato di creare le condizioni. Però è chiaro che le condizioni si devono avere intanto a livello di segreteria, ma ripeto, non c'entra la segreteria, c'entra l'amministrazione che deve mettere nelle condizioni. Perché dico io, ma posso ricevere un attimo, può capitare la telefonata, un messaggio, capite bene che... Io mi auguro che nel giro di pochissimo ci si possa riunire in presenza e quantomeno... Sì, va bene, ma siamo sempre là, Presidente. Io ritengo che i problemi, man mano che si verificano, si devono affrontare. Credo che questi sono problemi che non attengono esclusivamente alla pandemia, rientrano sempre nel tipo di organizzazione. Problema che noi le affrontiamo è che qualcuno che non le risolve. Affrontarli e risolverli, ovviamente. Va bene, allora, però così voi non vedete, secondo me, non vedete. Questo lo vedete? No. Devo fare schermo intero perché... No, vediamo solo lo schermo. Interrompi, allora, una finestra, il tuo schermo intero, così. Siamo a posto. Ok, facciamo così. Abbiamo WhatsApp. Allora, eccoci qua. Dove dobbiamo andare? C'erano... Articolo 53, diceva articolo il Presidente. 50, articolo 53. Siamo al decentramento. Allora, oltre. 56. Infatti io ricordavo 56, però continuavate 56. A dire 53, io ho dato per buono questo. Ho detto forse non ci vedo. Allora diciamo, no, vuol dire allora che lei deve correggere gentilmente il verbale di prima, siccome ha detto all'articolo 53. Sul decentramento all'articolo 56, perfetto, ancora qui davanti. Perfetto. Ok. Posso leggere io se volete, sono qua. Sì, va bene. Va bene, grazie. Allora, articolo 56, decentramento. Palermo è una città policentrica. Il Comune di Palermo riconosce tale policentrismo e lo valorizza mediante il decentramento politico-amministrativo e mediante la localizzazione dei propri servizi culturali, informativi e socio-assistenziali finalizzata alla costituzione nell'ambito del territorio comunale di centri di municipalità che fungano da poli di aggregazione idonei a sollecitare una più intensa e attiva partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Entro un anno dall'approvazione del presente statuto, il Consiglio Comunale approva il piano di istituzione dei centri di municipalità e le loro modalità di gestione, garantendo la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati. Articolo 57. Circoscrizioni di decentramento. Punto 1. Il territorio comunale si articola in circoscrizioni istituite al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative e di garantire una più efficiente gestione dei servizi. Punto 2. L'ambito territoriale delle circoscrizioni, il loro numero e la loro denominazione sono stabiliti dal regolamento sul decentramento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
3. La delimitazione delle circoscrizioni avviene in modo da individuare aree coerenti per composizione e consistenza demografica e per caratteri storici, sociali, economici e culturali del territorio. 4. Sono organi della circoscrizione il Consiglio e il Presidente. 5. L'amministrazione comunale destina a sede di circoscrizione immobili di proprietà comunale dotati di spazi e strutture adeguate allo svolgimento delle relative attività di competenza. Articolo 58. Funzioni delle circoscrizioni. Punto 1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta individua i servizi delle circoscrizioni in relazione. Consigliera Lo Monaco. Circoscrizione. In relazione alle. Alle non si vede. Ah, ok. Dove era arrivata adesso? Sono organi al punto 4. Sono devi scendere un altro po'. Ah, non si vedeva prima, non l'ho capito. No, era barrato. No. Ah, ok, perché forse sì, no, io lo visualizzo un po' diverso. Sì, sì, sì. E allora, stavo leggendo il punto 3, 4, 3, 3. Claro. La delimitazione delle circoscrizioni avviene in modo da individuare aree coerenti per composizione. No, già questo già l'abbiamo detto. Siamo all'articolo 58, funzioni delle circoscrizioni. Perché dovevo salire? Scusatemi. Allora era fermo sulla striscia. Ok. E allora, punto 1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta individua i servizi gestiti dalle circoscrizioni in relazione alle esigenze della popolazione e alle strutture esistenti sul territorio. 2. Le circoscrizioni esercitano funzioni delegate dal Consiglio Comunale secondo i principi stabiliti nell'atto di delega. 3. Il Consiglio Comunale richiede alle circoscrizioni pareri su materie di specifico interesse circoscrizionale. Articolo 59. Consiglio di circoscrizione. 1. Il Consiglio di circoscrizione è composto fino ad un massimo di 10 membri, compreso il Presidente, eletti a suffragio diretto, secondo le norme previste per l'elezione del Consiglio Comunale. 2. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della circoscrizione. 3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio di circoscrizione sono disciplinate dal regolamento. 4. Il Consiglio di circoscrizione ha facoltà di costituire al suo interno commissioni permanenti, disciplinate in base al regolamento interno di ciascuna circoscrizione. Articolo 60. Durata in carica. 1. Il Consiglio di circoscrizione dura in carica 5 anni, poiché viene eletto congiuntamente al Consiglio Comunale. 2. Può essere sciolto previa diffida motivata dal sindaco nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. A chi è chiaro questo costo della diffida? Giulio? No, non lo so cosa prevede. Scusami. Che cosa dicevi? C'è questo punto 2 dove si dice può essere sciolto, quindi durata in carica, può essere sciolto previo diffida motivata dal sindaco nei casi e con le modalità stabilite della legge. Diffida legata a che cosa? Cioè, ma può essere sciolto, l'oggetto qual è? Può essere sciolto chi? Durata in carico, stiamo parlando del consiglio di circoscrizione, dura in carica 5 anni, poiché viene eletto congiuntamente al consiglio comunale. 2. Può essere sciolto previa diffida motivata dal sindaco nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. Questa qua è riportata da una norma, però. Cioè, sono casi molto particolari, noi da lì l'abbiamo ripreso. Poi ma una diffida sotto che forma, cioè qual è il dato che dovremmo riprendere? Non me la ricordo con molto onestà, ma ricordo, però è riportata da una norma, quindi facciamo un esempio, immagino che possa essere riportata quando per esempio il sindaco può essere rimosso dal prefetto nella cosa, l'altro organo non credo che possa essere sciolto dal prefetto, in questo senso immagino che potesse essere questa cosa.
Vabbè, anche per capirlo, se poi lo, magari sì, questo così, lo approfondiamo anche con gli uffici. Credo che cioè, in queste case tu ne hai visto mai consigli di circoscrizione sciolte dai prefetti? No. Certo. Sì, ma anche, quindi sarà anche questo, se, che si vede che il potere anche spetta al sindaco. Sì, ma con una diffida, ma con una diffida. Qual è l'entità della diffida? Segniamolo e andiamo a vedere. Lo segniamo e andiamo a vedere. Io infatti ti avevo detto che siccome ancora una delle due persone che ci ha dato il supporto giuridico il c'è, quando poi segniamo tutte queste cose, poi lo convochiamo, magari ci darà una mano. Chi è? Pietro Messina. Perché uno se n'è andato in pensione, l'altro invece c'è. Perfetto. Infatti, ma normalmente ostante la mozione, noi abbiamo appunto delle mozioni di sfiducia, ma la diffida in effetti da sola è una precondizione, cioè tu diffidi e casomai poi ricorri alla legge, cioè nel senso ricorri alla denuncia vera e propria. E sarà proprio così. Penso che sarà così. Allora, magari uno ha detto previa diffida, può essere sciolto previa diffida, cioè se non si come dire adempie a quello che è l'oggetto della diffida. Sarà così. Tu lo diffidi, se tu non adempi a quello che sarà così. Che poi penso che lo scioglimento non lo so, su parlente locale. Comunque segniamolo perché è un fatto che vorrei poi. Va bene. Chiaramente dobbiamo essere sicuri poi che ci sia congruità tra il diciamo gli articoli anche precedenti, tra gli articoli precedenti e il regolamento sul decentramento così come modificato. Certo. Quindi dobbiamo, dico, noi, qual è l'ultima legge sul decentramento? Ti dico, stiamo leggendo, poi magari alcune verifiche ovviamente tecniche le dobbiamo andare a fare perché nel frattempo sono successe altre cose. Va bene. Procediamo. Noi l'abbiamo mandata a tutti comunque, non hanno fatto il rilievo, giusto? Perché noi gliel'abbiamo mandato, quindi se non hanno fatto il rilievo vuol dire che era così. Consigliere Tantillo, mi permetto di dire una cosa soltanto, ricordiamoci che quando abbiamo tentato di votare noi e non farlo votare al commissario il regolamento sul decentramento, nessuno si era accorto che serviva la maggioranza qualificata, quindi io non mi fido purtroppo più di nessuno, con tutto il rispetto, per distrazione, per, quindi è meglio secondo me mettere proprio in evidenza e porre domande. Non abbiamo detto questo. No, dico, non mi fido del fatto che semplicemente qualcuno ce l'abbia non ho detto di fidarmi, io lo faccio proprio per rincarare la cosa, cioè, se ci dovesse essere una difformità sarebbe brutto che tutti quelli che l'hanno letto non se ne siano accorti. Purtroppo non sarebbe il primo caso. Andiamo avanti. Eccomi. E allora, punto 2, l'ho letto, articolo 61. E competenze del Consiglio. Punto 1. Il Consiglio di circoscrizione è dotato di autonomia regolamentare nei limiti indicati del regolamento sul decentramento. Esso delibera gli atti necessari alla gestione dei servizi attribuiti alla circoscrizione, adotta gli atti deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni delegate, elabora proposte redatte secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento da sottoporre all'esame di giunta e commissione consiliare competente per settore, promuove ad esempio, scusate se ad esempio io ricordo che proprio questa parte qui nel regolamento sul decentramento che volevamo in qualche maniera modificare, questa parte era oggetto di un emendamento, quindi ora dobbiamo capire se quel regolamento rispetto a questo collima. Quindi anche in questo, sulle competenze del Consiglio, io andrei a guardare cosa c'è scritto nel regolamento sul decentramento. Prego. Elabora proposte, promuove consultazioni fra i cittadini della circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento. Esprime pareri sugli atti indicati dal regolamento sul decentramento. Esprime
Scusatemi, no, perché avevo il, non avevo il microfono aperto e volevo dire una cosa. Dobbiamo forse essere più precisi dicendo esprime pareri vincolanti, pareri obbligatori e non vincolanti, no? Cioè questa cosa la dobbiamo aggiungere anche. O bisogna lasciarla generica? No, no, non ho capito che diceva collega. Allora, scrivere in uno statuto esprime pareri, dico, dobbiamo essere un po' più precisi, pareri obbligatori e non vincolanti, pareri... dobbiamo riprendere esattamente ciò che nel regolamento del decennio... Ma cos'è questo rumore? Scusate, che cos'è questo rumore? Che succede? Io non vi vedo, quindi... Sì, dico, secondo me dobbiamo... Sì, sì, assolutamente concordo, è fondamentale... essere anche un po' più precisi, ovviamente in base a quello che già è previsto. Prego. Prego. E allora, sì, esprime in particolare parere obbligatorio, non vincolante, entro i termini e con le modalità stabilite dai regolamenti comunali sui piani urbanistici generali, su quelli attuativi e sui progetti di opere pubbliche che riguardino la circoscrizione sul bilancio preventivo del comune. Secondo punto, i cittadini residenti nella circoscrizione, numero non inferiore a 500, hanno facoltà di inserire all'ordine del giorno del Consiglio argomenti di loro interesse secondo le modalità stabilite dal regolamento. Articolo 62, deliberazioni. Punto 1. Le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio di circoscrizione devono contenere il parere del responsabile del servizio, della circoscrizione in ordine alla regolarità tecnica, il parere contabile del responsabile del servizio di ragioneria della circoscrizione e il parere di legittimità del segretario della circoscrizione. Punto 2. Le deliberazioni del Consiglio di circoscrizione relative a competenze proprie delle circoscrizioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio e all'albo della circoscrizione. Punto 3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni sono trasmesse al sindaco, all'assessore delegato e ai capigruppo del Consiglio Comunale. Punto 4. Le deliberazioni relative a funzioni delegate devono essere trasmesse a un ufficio di staff individuato dal regolamento di un'organizzazione. Esse diventano esecutive qualora entro 20 giorni il predetto ufficio non le rinvii con osservazioni. Articolo 63, Presidente. Punto 1. Il Presidente è eletto a suffragio diretto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Punto 2. Il Consiglio di circoscrizione elegge nel suo seno un vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Articolo 64. Attribuzioni del Presidente. Il Presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi, convoca il Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e lo presiede secondo le modalità previste dal regolamento. Sottopone al Consiglio per l'approvazione le proposte di deliberazione, dà impulso all'azione del dirigente... scusate un attimo che devo prendere un appunto... dà impulso all'azione del dirigente preposto agli uffici della circoscrizione e in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio di circoscrizione, vigila sul concreto esercizio delle attività amministrative di gestione, esercita le funzioni delegategli dal sindaco nella sua qualità di ufficiale di Stato civile, prende parte ai lavori delle commissioni consiliari del Consiglio Comunale laddove siano in discussione questioni che riguardano la circoscrizione di appartenenza, esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento. Articolo 65, risorse finanziarie. Punto 1. Il Comune provvede annualmente col bilancio di previsione a garantire le risorse per l'espletamento delle funzioni proprie delle circoscrizioni e di quelle delegate. Punto 2. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio di circoscrizione approva il bilancio di circoscrizione. 3. Il Consiglio di circoscrizione approva nei termini indicati dal regolamento e comunque entro 30 giorni antecedenti il termine fissato dalla legge, il conto consuntivo che viene trasmesso ai revisori dei conti e che costituisce allegato al conto consuntivo del Comune. Articolo 66, personale. Punto 1. A ciascuna circoscrizione... Prego.
Dicevo un secondo solo perché ho tolto un attimo il video per silenziarmi, per non farvi sentire quei rumori. Prego, può continuare. Sì. Articolo 66, personale 1. A ciascuno, avevo già letto questo? No. A ciascuno circoscrizione sono assegnati un dirigente che svolge anche le funzioni di segretario del consiglio di circoscrizione e il personale numericamente e professionalmente adeguato per lo svolgimento dei compiti previsti. 2. Il regolamento sul decentramento individua i criteri generali e i parametri di riferimento per definire l'organigramma circoscrizionale. Articolo 67. Ordinamento... Ad esempio, lì nel regolamento, ad esempio, lì nel regolamento del decentramento viene specificato, viene assegnato un dirigente a una PO, una posizione organizzativa che svolge le funzioni. Quindi anche queste piccole cose, diciamo, potrebbero essere motivo di aggiustamento. Articolo però, 67. Però tu nello statuto lo metti PO, se poi cambia la figura cosa fare, noi ci rimane questa. Hai ragione. Chiaro, giusto, hai ragione. No, però per dire che comunque rispetto al regolamento ci sono alcune cose che non... Beh, il regolamento magari... Sì, no, no, ma condivido. Condivido. Vado. Articolo 67, prego. Ordinamento degli uffici. Gli uffici e i servizi del comune sono ordinati dal regolamento di organizzazione sulla base di principi di autonomia, funzionalità, innovazione, flessibilità, coordinamento, economicità di gestione, professionalità e responsabilità. Articolo 68, dotazione organica. 1. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica complessiva, suddivisa in base al sistema di inquadramento professionale vigente, coi soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti a esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa. 2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale in seno al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale in sede di programmazione triennale e di verifica annuale del fabbisogno del personale e agli strumenti di programmazione economica e finanziaria pluriennale e annuale nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali. Punto 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede forme di rotazione degli incarichi dirigenziali e possibilità di mobilità interna del personale non dirigente. Articolo 69. Analisi organizzativa. 1. L'analisi organizzativa è assunta dal Comune come funzione permanente che precede, accompagna e segue ogni modificazione nell'attività dell'amministrazione. 2. La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilità di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale individuale. Articolo 70, piano annuale di utilizzo del personale. 1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta annualmente al consiglio, allegato al bilancio di previsione, il piano annuale di utilizzo del personale, il piano predisposto dalla conferenza dei dirigenti di quell'articolo 78. Si articola in una relazione concernente lo stato dell'organizzazione, la situazione del personale, la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività del Comune, i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione stessa. 2. Il piano è redatto tenendo conto degli elementi forniti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 71, nonché delle relazioni dei dirigenti responsabili dei diversi servizi. 3. Il piano costituisce elemento base per la determinazione della previsione di spesa, può essere variato nel corso dell'anno dalla Giunta, se non comporta aumento di spesa. Di ogni variazione deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Articolo 71. Nucleo di valutazione. 1.
Il nucleo di valutazione, disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, svolge le funzioni di valutazione del personale con qualifiche dirigenziali, individua annualmente metodologie di valutazione, articolate in strumenti, meccanismi e parametri di controllo del personale dirigenziale, tali metodologie da sottoporre a preventiva concertazione sindacale prima della loro definitiva approvazione da parte della giunta comunale vanno comunicate ai dirigenti prima dell'inizio del relativo periodo di riferimento, anche in sede di comitato di direzione. Verifica l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa sulla base delle risultanze dei controlli interni. Valuta i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi. 2. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia ed è tenuto ad informare trimestralmente il sindaco degli esiti della propria attività mediante apposite relazioni, ha accesso ai documenti amministrativi e può acquisire anche oralmente informazioni all'interno della struttura comunale, nonché a richiedere notizie agli altri enti. 3. Per lo sviluppo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, il Consiglio Comunale può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. Articolo 72. Uffici speciali e unità di progetto. 1. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti e per il raggiungimento di obiettivi specifici possono essere istituiti a tempo determinato e con provvedimento del sindaco su proposta del direttore generale uffici speciali e unità di progetto, anche intersettoriali. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli uffici speciali e delle unità di progetto. 3. I responsabili degli uffici speciali e delle unità di progetto sono nominati dal sindaco fra i dirigenti funzionari in servizio presso l'amministrazione comunale. 4. Dell'istituzione e della composizione di ogni ufficio speciale e di ogni unità di progetto deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Articolo 73. Controlli interni. 1. L'amministrazione comunale. A che punto siamo? No, un secondo, perché purtroppo avendo condiviso lo schermo volevo capire un attimo quanto mancava. Ok, quindi Presidente, che facciamo? Facciamo... Boh. Controlli interni. Siamo al 73. Cioè, sarà il microfono spento. Io non vedo nulla, non vi vedo. Ah, no, hai ragione, parlavo e... va bene, dico, facciamo questi controlli interni e poi se volete ci possiamo anche fermare. Quindi articolo 73 da leggere. Abbiamo letto fino al 72. Ah, possiamo andare avanti, sì, dico questo magari, sì, e poi... Pensavo voleste fermarmi. Guarda, se avete disponibilità possiamo andare avanti, viceversa ci fermiamo e poi continuiamo. Tanto ci dobbiamo ritornare su... Sì, infatti, no, assolutamente sì, per quello dico. In ogni caso, dico, se mancavano due articoli, dicevo finiamo, però siccome è certo. Un po' più lungo, dico... Ti condivido, forse... Vabbè, devo inviare un paio di mail, quindi ho bisogno anche un attimo di... Va bene, andare avanti qualche minuto, ecco, non è un problema. Va bene, andiamo a questo articolo 73 e poi ci determiniamo sulla... Allora, articolo 73, controlli interni. Punto 1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni individuando strumenti e metodologie adeguate a... Punto A. Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. B. Verificare attraverso il controllo di gestione l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. C. Valutare le prestazioni del personale. D. Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Un apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo. 3. Il controllo strategico è svolto da strutture e rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico. Mi devo fermare, Presidente. Perfetto, ci fermiamo. Come procediamo? Su tutti gli articoli che riguardano il decentramento, vogliamo sin da subito fare comparazione, però io direi con gli uffici, non da sole. Una comparazione tra il regolamento che è stato approvato. Non potremmo, non ti sento. Non ti sento. Così almeno. No, non si sente nulla. Non si sente. Non possiamo finire prima di leggerlo tutto e poi tanto prendiamo appunti dove dobbiamo poi ritornare, così poi se abbiamo i settori dove va bene. Così almeno va abbiamo. Va bene. Ma scusatemi, a proposito bene, del regolamento, sì, dico, questo si sa però che sarà un argomento trattato, diciamo, specificamente, no? Cioè un tema dello statuto appunto che necessita di questo approfondimento anche tecnico, però rispetto a quella rivalutazione degli importi, dei gettoni, dei presidenti, il fatto che io avevo posto una questione, Presidente, anche in Commissione Trasparenza e Garanzia, se ricorda, sulla effettiva validità di questa di questo regolamento votato, dove appunto non vi era un'espressione di parere da parte del Ragioniere Generale, perché si riteneva che il regolamento sul decentramento non comportasse un aumento di costi, di spese, e invece così non era, per cui il parere era dovuto, non era non dovuto. Io questo tema l'ho sollevato qualche mese fa, poi è caduto nel dimenticatoio, non per colpa ovviamente sua, ma perché abbiamo tante cose e poi anche col segretario non siamo riusciti ad approfondire tutto. Però è un tema, scusatemi, perché vorrei capire, sono state anche inviate delle email alla nostra attenzione dove c'era uno scambio tra il dirigente e il ragioniere generale, dove si chiedeva comunque di pagare queste somme quando possibile, quando disponibili. D'altro canto, tuttavia, c'era chi le vantava. E in tutto questo il regolamento invece è in qualche modo non perfezionato, perché manca un parere. Quindi vogliamo, scusate, è grave. Vogliamo fare una nota indirizzata al segretario generale su questa questione? Io direi perché di sì. Dico perché l'audizione, dico vero, no, che non lo dovremmo udire per tante altre. Sono d'accordo. Ora ci organizziamo, ne parliamo anche fuori registrazione, non perché la cittadinanza non possa sapere quello che scriviamo al segretario generale, ma solo per una questione organizzativa, chi fa che cosa. Va bene, allora ci aggiorniamo a lunedì, anche se devo dire quella presa di posizione che io avevo a inizio seduta continuo ad averla. Con questi strumenti, senza sapere già sin da subito chi sarà presente lunedì prossimo a verbalizzare, io francamente devo dire la verità, non ci sto, perché anche questo fatto che oggi o nelle giornate precedenti abbiamo letto questo statuto e abbiamo chiesto alla segretaria di prendere appunti, come fai ogni volta poi a rimetterle insieme con segretari che si avvicendano, con personale nuovo? Io dico, c'è una difficoltà oggettiva. Infatti, Presidente, mi perdoni, infatti in questo momento non sa lunedì chi verbalizzerà da lei, non lo sa, perché la collega è in ospedale, io sono qua oggi, non so altre comunicazioni, non sa davvero lunedì chi c'è che verbalizza per voi. Secondo me, sì, ma non si può creare neanche ma io lo so.
Beh, il problema è che, Presidente, avremmo bisogno invece, come noi, come consiglieri, dato che comunque abbiamo già le nostre note personali che prepariamo, a livello, diciamo, di commissione, avere anche chi, lei l'ho detto tante volte, oltre alla verbalizzare l'attività di chi verbalizza, di chi comunque magari invia la convocazione mensile, ci sono delle note, delle cose che, di cui normalmente si fa carico anche la segreteria, che è chiaro che non possiamo chiedere a chi è presente oggi e magari non sarà presente domani, o comunque è da solo, ok, da sola, in questo caso al femminile. Di solito ci sono quei due componenti che riescono, uno prende appunti e uno verbalizza, cioè ci si dà il cambio, uno manda la nota. Tra l'altro ci eravamo detti che avremmo organizzato un report di tutti gli impianti sportivi, di tutti i beni dell'amministrazione. Ci diciamo tante cose, ma senza strumenti non possiamo fare nulla. Però, e siamo a distanza, Presidente, perché voglio vedere in presenza come si fa a distogliere una risorsa e, diciamo, a portarla da noi. Quindi anche questo, cioè, ora siamo a distanza e basta un click, ci si collega, si stacca in tempo reale. Ma, non so, io la vedo veramente complicata. Ci aggiorniamo a lunedì. Io vi dico che se la comunicazione del sostituto ce l'ho lunedì mattina, io personalmente non sarò presente come forma di protesta. Quindi ve lo anticipo, se la comunicazione non arriva in giornata, in tempo utile, per poter parlare anche con la segretaria, col segretario, per spiegare a che punto siamo delle cose, e io lo dovessi sapere io, quindi voi, saperlo lunedì mattina, francamente, io, per me quella seduta non si aprirà con la mia persona. Ti associerò alla logico. No, dico quello che tu in qualità di vicepresidente puoi farlo tranquillamente. Ma io la penso perfettamente come lei, come potrei aprire la seduta? Non potrei farlo, non siamo messi nelle condizioni di poter lavorare, la nostra è una commissione... Io credo di avere, diciamo, ad oggi forse uno o due assenze quando si è istituita la commissione. Mi unisco anche io alla protesta del Presidente e del Vicepresidente. Va bene, con questo buon proposito vi auguro un buon fine settimana. Sono le ore 13:12 e dichiaro chiusa la seduta. Segretaria, alle 12:46... Alle 12:46 il consigliere Gelarda si era entrato, riconnesso. Sì, l'avevo scritto, 12:46, poi è riuscito, è 53, è rientrato adesso, è 11. Va bene. Sì, va bene, ma quando sono questi minuti... Sono pochi minuti che è logico che è legato a una connessione. No, non sono questi, lo so. No, certo, lo so, Presidente, no, generale. Sono distanti in generale. Non le sto dando discrezionalità, io le sto dicendo, lì dove è logico, cade la linea e uno ci riprova dopo due minuti. Quei due o tre minuti, è chiaro. No, già questo era sottinteso, però, sì, certo. Va bene, grazie. Grazie. Buona continuazione. Buona settimana. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Presidente, rimanga in linea 5 minuti, gentilmente.